Si torna a parlare di artisti e quest'oggi, per la vecchia nostra rubrica Saranno Fannimosi, torna a trovarci il nostro caro Vittorio De Mavit. Bentornato dopo tantissimo tempo, ricordiamo che lui ha partecipato a tantissime edizioni di Saranno Fannimosi. E oggi, dopo quanto tempo? Un anno, due anni? Dall'ultima sì, credo un annetto. Bentrovati, sempre un piacere. Noi comunque di musica ne mastichiamo, nel senso ci proviamo, comunque diamo spazio sempre ad artisti a 360 gradi. È uno dei nostri gruppi favoriti, non lo nego, e tu lo sai, ti sono venuto a trovare anche fuori e dietro le quinte della telecamera. Siete stati voi con la vostra musica inedita e rock in italiano, soprattutto, diciamolo, no? Sì. Musica in italiano, sì, tutta espressa chiaramente in italiano, ci piace così, non so, non c'è un motivo proprio, è perché è così, ci piace in italiano, vogliamo farlo in italiano, siamo italiani. Perché di solito il rock solitamente... È vero che si presta, in inglese sì, è vero, insomma, su tante cose... Sì. C'è sempre questa, c'è sempre qualche cosa che poi mi porta a pensare, tipo, ma un brano, due, non è detto che poi non si faccia. È sempre perché poi alla fine bisogna mantenere il punto un pochettino, è sempre un gioco così. Però l'amore è quello, è proprio la lingua italica. Sì, oddio, l'amore, mi piacerebbe fare più cose. E per adesso siamo fermi su questa cosa dell'italiano, che ci riesce abbastanza bene. Però, voglio dire, negare che insomma l'inglese ha delle sue affinità proprio con il rock, quello non si può togliere. Ci sono dei slang che proprio ti riescono, sai, uno è cresciuto con questo tipo di... E cui sei sempre tentato, chiaramente il brano, quando il primo approccio col brano è sempre in inglese, un inglese molto inventato, però che mi dà le sonorità, e questo approccio ce l'ho sempre, quasi sempre in inglese. Poi lo trasformo e... Quindi lo traduci sostanzialmente? Lo traduco un pochettino, però sono orientato, il primo approccio del brano mi viene sempre così, un po' a vedere come può prendere, dove posso arrivare con... Quello lo faccio. Noi ci siamo conosciuti in un famosissimo locale, il Buddha Smile, tantissimi anni fa, ormai il tempo passa, sembra ieri, ragazzi, ma... Però ci siamo. In quell'epoca importante che... arrivasti con questo gruppo, noi non ti conoscevamo, però devo dire che già quella prima serata ci avevi rapito con le tue sonorità... È stato caruccio. L'anima rock, diciamo. Sì. E poi da lì hai partecipato con noi a un grossissimo concerto fatto su piazza. Abbiamo fatto diverse. Ben tre. Ci siamo conosciuti che facevamo chiaramente facevamo singoli brani così, e siamo arrivati poi a fare dei musical, ci trasformiamo un pochino, ma poi non ci trasformiamo perché è proprio la nostra anima che ci piace, cioè, è quello che riusciamo a dire con il rock, è questo. Parliamo appunto di questa idea del musical, no? Allora, noi ci siamo sentiti telefonicamente e mi dice: guarda, io ho un'idea, portare i Mavit, tra virgolette, addirittura a teatro, no? Sì. Perché? Cioè, secondo te, come si può sposare il rock con il teatro? Un po' una rivitazione del Rocky Horror Picture Show, oppure una cosa che comunque dice, ok, sì, alla fine un concerto è anche... quello, spettacolo, soprattutto spettacolo. Spettacolo nello spettacolo. Il musical è sempre stata una cosa che a me non è sempre piaciuta, sono sempre rimasto attratto perché è proprio la maschera, il gioco, le scene, e quindi chiaramente l'obiettivo mio era proprio quello di arrivare a fare un'opera rock. È un'opera rock inedita, per cui non rappresentare una cosa già fatta, una cosa... E quindi ho canalizzato tutte le mie piccole capacità, o perlomeno tutti i miei piaceri su questa cosa, e ne è uscito fuori il Morso del Peccato, che è un'opera rock. Starà a voi poi decidere se è caruccia, se o meno, se risponde a qualche... E chiaramente per me è la massima espressione, quando c'è lo spettacolo sul rock, sulla musica,
che riesci a interpretarlo anche scenicamente, è il top. Spettacolo come si apre? Con quale brano? C'è sempre un solito brano o c'è un brano che può variare all'inizio? C'è un'overture iniziale, c'è un'overture che chiaramente è seguita da quello che poi seguirà con tutto quanto lo spettacolo. Poi con questa sensazione. È un'overture con un primo brano ed è alla musica, chiaramente. C'è un narrato, c'è un narratore che racconta un pochino le varie situazioni. È carino, mi piaceva farlo così perché praticamente le canzoni sono legate chiaramente alla storia, quindi non basta soltanto leggerla, la cosa migliore era metterla in spettacolo. In spettacolo, ripeto, significa farla tutto insieme, significa un passaggio troppo lungo, invece così suddividerlo a puntate per secondo dei vari brani e quindi spiegare la storia, il narrato, quello che è la situazione del momento, mi piaceva. La tua anima rock, no? Lo spettacolo che può essere anche un po' gotico, no? Però c'è anche molto che parla di amore. Come hai fatto questa fusione? Diciamo che la parte trainante di tutte quante le cose è questa cosa dell'amore, chiaramente non vista come amore a livello sentimentale, di coppia, assolutamente. È proprio, e come? Come? È proprio perché l'amore è quella cosa, è quell'essenza che ti spinge, è quel trucco che ti fa fare cose diverse dal normale, che ti spinge più in là di quello che si potrebbe fare. Ti porta oltre. È quell'idea che ti fa andare oltre, ti annulla, ti costruisce, ti inventa. Però ripeto, amore come una cosa molto aleatoria. Quindi amore anche per la musica, no? L'amore sì, a 360 gradi, sì, quindi sì. Quello che mi dicevi prima, no? L'amore non è solo legato a una donna o tra virgolette a un uomo, ma proprio nelle altre sfere, in tutte le sfere, no? Sì, si scende sempre sotto questa. Come parli di amore pare che la vuoi relegare in qualche cosa che gli sta stretto. È diverso, ripeto, è. In tutte le manifestazioni c'è amore, ma pure in un grande odio, anche quando, in grandi strategie di c'è sempre amore, orca miseria. Quindi, la tua base, oppure la tua canzone che ti ispira di più, no, in questo momento, che ti rappresenta di più? No. Qual è? Ce n'è una in particolare? Non ce l'ho, anche perché per me è differente, ogni volta che mi alzo è una cosa nuova, ogni volta che vado a dormire è un modo nuovo.
e ogni mio approccio alle cose non è mai uguale, perché non sono un rutinario, non sono nato pigro, ecco, diciamo, neanche sotto questo punto di vista. Poi un po' lo sto diventando. Perché? È una sfaccettatura che mi piace, quella del pigro. Mentre prima la combattevo. E mi piace proprio questa idea del pigro, ti ripeto, nei fatti poi no, perché mi piace essere anche molto operativo delle volte, però non è scontato che io sono operativo, ecco. Queste cose così, viverle in questo modo, insomma, ti puoi aspettare un bel sì, come è sempre alle porte un bel no, capito? Questa cosa mi piace, non... ripeto, com'è nata la con me stesso di, è proprio di, con di me creare stesso, il tuo gruppo, i Mavit. Sappiamo. Vabbè, giustamente Mavit, anche da dove è nato il nome, eh? Poi dopo casomai lo ripetiamo per gli amici da casa, chi non ha visto quell'intervista. Però i Mavit nascono dall'unione di me con un altro pazzo della musica che è Maglio, il chitarrista. Quindi niente, il nostro approccio è stato così, ci siamo conosciuti in un festival, io suonavo con un altro gruppo, cantavo e niente, vabbè, loro mancavano un cantante un po' che gli desse un po' un riferimento, eh? E poi vabbè, come in tante altre cose, sai, tutti gli altri sono andati a farsi fottere un pochino e siamo rimasti io e lui, e sono, mo so, anni, insomma, saranno una ventina d'anni che niente, portiamo avanti questo discorso. Con musica inedita, oppure sì, sì, è stato un percorso che vi ha portato poi a fare musica inedita? No, il mio pensiero è sempre stato quello di fare musica inedita. Ho fatto cover, chiaramente, perché piace anche a me, insomma, voglio dire, non è che non mi piace. Chiaramente, essendo una persona che si stanca già sapendo che devo fare una cosa, già mi sono stancato. E allora... sì, un pochettino così. Una canzone pigra c'è? Cioè, una canzone che è nata che parla della pigrizia? No, non credo. No, no, perché vabbè, ti lancio un'idea, una sfida magari. Che ne però sai? No, sul pigro no, non è sbagliata. Non è sbagliato. Anche perché le canzoni si possono mettere su canzoni in ogni momento. Fortunatamente su questa cosa non ci sono veti. Nel senso che in ogni momento può nascere una canzone, questo è fighissimo, è proprio la massima espressione della musica è qui, è che in ogni momento si può uscire fuori quella cosa che comunque fa la differenza, quella cosa che al momento chiama quel tipo di cosa che in quel momento va, è mistica, la musica è un qualche cosa che non la puoi relegare, non la puoi definire, non la puoi... esiste e basta, è sempre nata, si è sempre fatta valere per quello che è e non per quello che la raccontano, perché comunque poi prescinde da ogni tipo di cosa che tu, definizione o valore che tu gli vuoi dare, quindi si sgancia automaticamente si sgancia la musica da qualsiasi, si cerchi di inglobarla in un'identità, in un colore, e non ci riesce, il bello è questo, quindi in qualsiasi momento puoi tirare fuori una bellissima canzone.